Vediamo, vediamo. Forza Zoom. Allora buonasera, sono Buonasera. Roberta Borra 5, BNI Salario Trieste Roma. Ciao. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti. Ciao Cinzia. Buonasera a tutti. Guardate, ascolta, sono tanti. Minimo sono tre o quattro. Romina, ce l'hai tu il comando per eventualmente silenziare dopo i microfoni, eh? A meno che mi fai co-host, prova a farmi co-host. Ok, arrivo. Stavo controllando un attimo Facebook. Allora, adesso mi risulta che siamo live. Te lo confermo. Bene, ce l'abbiamo fatta. Bravissima. Benvenuti. Ciao Tatiana, grazie per gli auguri. Buonasera a tutti, buon compleanno di nuovo, Davide. Io ho organizzato il party questa sera. Grandissimo. Davide ha passato il compleanno tutto in chat, praticamente, perché... Ma non pensare di cavartela così, con Vero, gli ha un detto bene. incontro a video. Da questa mattina che pago da bere a tutti, eh? Non dite che non Dai. sono stato Dai, Auguri aspettiamo. Davide, auguri, non lo sapevo che era il tuo compleanno. Auguri, auguri Davide. Mi sono organizzato la festa sorpresa. Con tutte donne, poi. Va benissimo. Prima. Mancano i flutti. Manca anche il liquido, oltre che il flutto. infatti. Ma lo segniamo, non c'è problema. Davide non scappa. Venerdì sera ho assistito a una peri Zoom, ho riempito il calice con un Cabernet di Orlando Perini che tanti di voi conoscono e poi sono andato fino in sotto, ma è un 14 gradi e mezzo, penso di essermi bevuto quasi 2/3 di bottiglia. Gli aperi Zoom sono più pericolosi. Perde la cognizione. Ah, veramente? Se davanti al PC non ti rendi conto? Bene, sono le 20:03, siamo puntualmente, leggermente in ritardo, quindi siamo puntualissimi. Qualcuno Benvenuti. poi deve ancora arrivare, probabilmente. Comunque, se vogliamo iniziare. 5 minuti è ritardo accademico, no? Quello dei grandi, quindi è colorato. Nessun grande. Allora tanti auguri, brindo alla tua, mi sto facendo uno spritz. Ah, oh, questo. Assistendo, chi fa lo spritz, chi mangia la pizza o qualcosa, cioè, stasera ce la proprio ci divertiamo, ci andiamo dentro. Allora prendo un martini anch'io, dai. Iniziamo la prima puntata di questa storia che secondo me avrà come si dice, un percorso molto lungo. Consiglia Peina, vi racconterà lei cosa fa. È stata una bellissima sorpresa perché in realtà è una delle mie passioni. Io spesso e volentieri verso i professionisti provo un'invidia positiva su quello che sanno fare. Siccome negli ultimi 2 anni io ho avuto una cara amica che conosce anche Romina, che è Francesca Gammicchia, che puntualmente mi ha smontato le slide, perché anche lei è molto brava a farle a destra e a sinistra. Quando ho scoperto la specializzazione di Silvia, ha detto che poi questa sera vuol condividere con noi, ho detto, cavolo, ho detto, questa è il modo migliore di iniziare questo percorso. Quindi adesso io passo la parola a Romina Mattoni, che è una persona che mi ha gratificato della fiducia del fare questa cosa insieme. La conosco da ormai 3 anni, di avventure ne abbiamo fatte parecchie, abbiamo organizzato anche un paio di eventi abbastanza importanti e alcuni TED, e quindi lascio lei la parola, lei è la padrona di casa, io sono semplicemente il balletto, facciamo la cosa al contrario, faccio il balletto questa sera. E anche il suo compleanno fa il valletto, vedete un po'. Allora, innanzitutto ci tengo a, come si dice, a dare a Cesare quel che di Cesare. L'idea di questo progetto è stata di Davide. Lui da sempre ama in modo particolare le imprenditrici, giusto Davide? Che le ami? Dopo farò una premessa.
E quindi ha pensato a come metterci in rete, a come far conoscere le nostre storie in questo periodo che stiamo vivendo, che come sappiamo non è semplice. Quindi oggi abbiamo l'onore di avere la nostra prima ospite, che è appunto Silvia Pinna, che adesso ci racconterà appunto alcuni punti della sua, del suo percorso professionale. Buonasera Silvia, grazie di aver accettato l'invito e di essere qui con noi stasera. Buonasera Romina, grazie a tutti. È un piacere essere qui, anche perché anch'io faccio parte di BNI e quindi mi fa assolutamente piacere prendere parte di questo progetto. Tra l'altro è la prima puntata, quindi sono onoratissima. Come vedete al mio sfondo la Sardegna, visto che in questo momento mi trovo in Sardegna. E, e così ho anche l'elemento visivo che mi aiuta. È un bel elemento visivo, da coraggio. Esatto, che ci vuole. Allora, partiamo. Sì. Tu sei communication designer, giusto? Esatto. Quindi questa è la tua qualifica professionale e, correggimi se sbaglio, sei director della Region Milano Nord. Sì, sono nella Region Milano Nord e ho due capitoli attualmente, il TAC e il Certosa. Sì, sì. Benissimo. Allora, iniziamo appunto dal capire come sei partita a sviluppare quest'idea che ci racconterai meglio nel corso appunto di questa serata. Quindi sì. Come sei arrivata a capire che potevi diventare una specialista come adesso sei di immagini, di presentazioni da dare, da distribuire ai tuoi clienti? Ok. Ma questa idea è nata già dal periodo dell'università. Io ho studiato design al Politecnico e noi facevamo spesso dei lavori di gruppo in cui progettavamo prodotti dell'arredamento. E quindi ero sempre quella scelta all'interno del gruppo per presentare poi l'idea finale. E quindi mettevo un po' insieme tutti i pezzi, tutta l'idea, tutto il concept che c'era stato per la realizzazione di questo progetto, mettevo insieme un po' i materiali e creavo alla fine questa presentazione che poi andavamo a raccontare ai professori o in tesi insieme di esame. E questa cosa mi veniva bene, mi piaceva. E una volta che mi sono laureata, ho iniziato a lavorare come graphic designer e anche lì vedevo che era una cosa che mi piaceva molto sempre in agenzia. Ho lavorato in agenzia di comunicazione e in azienda. 5 anni fa poi mi sono messa in proprio e uno dei miei primi lavori è stato quello di presentare un hotel che doveva essere messo in vendita. E, la cosa mi ha talmente appassionato che... Scusate se sento rimbombo. Ok. Che ho iniziato a cercare su internet, ma vediamo chi è che fa questo lavoro qua. Allora mi sono messa a cercare presentation designer, così ho visto che all'epoca non ho trovato tanto, avevo trovato solo un sito che si chiamava presentazioneefficaci.it, ma non era curato, non c'era molto. Anche oggi in realtà non siamo in tanti che facciamo questa cosa, che abbiamo questa specializzazione, e quindi l'ho trovato un bel canale da sfruttare, ho iniziato a crearmi la mia nicchia e infatti ho messo su un sito che si chiama presentazionitop.it. Perfetto. E così è nata un po' l'idea. Anche perché poi c'è un'altra cosa da dire, che io vengo dal mondo della grafica e ai grafici non piace tanto PowerPoint da utilizzare, perché è anche un po' limitante, ha tutti i suoi limiti PowerPoint a livello visivo. E quindi un po' questo, un po' il fatto che fosse una cosa non ancora battuta, una strada non ancora battuta, ho pensato che fosse bene andarci dietro, insomma. E poi ho visto che comunque la cosa funziona, perché ho molte richieste. Ok, quindi se io fossi una tua cliente, venissi da te e ti dicessi: Silvia, guarda, ho bisogno di una presentazione. Mm-hmm. Che cosa ti servirebbe da parte mia per crearne una? Ok, allora le situazioni sono molto diverse. C'è chi arriva già con una sorta di presentazione già fatta, dove hanno già scelto testi, immagini e quindi già un pezzo del lavoro è fatto. In realtà poi c'è tutta un'altra parte da capire, che è, torno un attimo indietro, cioè capisco qual è l'obiettivo della presentazione, perché prima cosa
è quello, capire se la presentazione è strutturata in modo tale che si arrivi all'obiettivo. Noi con tutte le presentazioni che facciamo abbiamo sempre un obiettivo che vogliamo raggiungere, che sia quello del sì, sono interessato al tuo prodotto in servizio, o sì, mandami pure, puoi avere la mia mail per ricontattarmi in futuro. Oppure semplicemente fare una bella figura. C'è sempre un obiettivo alle nostre presentazioni. Quindi, prima di tutto, capisco questo. E poi capisco anche in che contesto andiamo a realizzare la presentazione. Le presentazioni sono molto diverse a seconda del contesto in cui andiamo a operare. Ad esempio, presentazioni che poi vengono mandate via mail, quindi presentazioni aziendali. Oppure slide per eventi, in cui c'è uno speaker che parla davanti alla presentazione. Oppure slide commerciali. Io ho un'azienda, allora mando i miei commerciali con delle presentazioni al fine di vendere dei prodotti e servizi. Webinar, che me lo chiedono molto in questo periodo. Sì. Oppure elevator pitch, formazione, insomma, le situazioni sono diverse. Quindi studiamo il contesto per capire che tipo di slide andremo a realizzare. Sicuramente se una persona vuole fare una presentazione, viene già con del materiale, o comunque io glielo chiedo in seguito, che sono il logo aziendale, le immagini, e un'idea, anche una breve descrizione su Word, così che dopo l'andiamo a studiare insieme. Questi sono un po' gli elementi base. Ok, quindi avere già testo immagine, avere già un'idea dell'obiettivo che si vuole ottenere, ti facilita il lavoro in questo caso. Sì, spesso a volte non si è chiaro questo obiettivo, quindi lo si va a capire insieme facendo altre domande e andando più a fondo nello studio della presentazione. Giustamente, sì. Anch'io infatti per il mio lavoro faccio sempre molte domande al cliente, quindi questo è un aspetto fondamentale per tirare fuori anche cose che lui non pensa o che ha pensato ma non ti ha detto. Esatto. È vero. Bene, allora, un'altra domanda da farti, e cioè quali caratteristiche tue personali ti hanno aiutato a emergere in questo mercato? Ok, ma sicuramente la passione per il mio lavoro si evince anche da come lo racconto ai miei clienti o comunque alle persone. Quanta dedizione, dietro a una slide veramente c'è un lavoro immenso, perché poi vai a selezionare ogni singolo colore, ogni singola icona, la vai a studiare, e quindi questo penso che anche con la determinazione, questa è una cosa che ho imparato anche in BNI, il fatto di presentarmi meglio, di parlare in pubblico, mi ha aiutato tanto, e quindi la passione, direi, assolutamente anche la voglia di fare. Eh già, beh, se non c'è la passione non si riesce a trasmetterla neanche agli altri, quindi poi è una cosa che viene percepita e è un qualcosa che serve effettivamente per il proprio lavoro. E quindi in questo periodo appunto particolare che stiamo attraversando, ci sono stati cambiamenti nel tuo lavoro? Lo stai svolgendo come prima? Ci sono delle novità? Racconta come sta andando. Sì, c'è stata la prima settimana, è stata un po' un down perché alcuni clienti si sono voluti fermare con l'attività di comunicazione. Dopodiché ho visto però una ripresa, perché si è capito che questo è il momento in cui bisogna investire online. E, anzi, ho avuto diverse richieste per fare delle presentazioni per webinar e quindi l'attività sta riprendendo. Non a pieno ritmo come era prima. Infatti anch'io adesso voglio focalizzarmi sulla mia comunicazione online, che sai, quando sei saturo non hai più tempo di dedicarti a questo, però insomma si sta continuando. Bene, a questo punto chiedo se qualche partecipante ha già qualche domanda per la Silvia, se vuole approfondire qualche aspetto di quello che è stato detto finora. Io ho preparato, se adesso vediamo se ci sono domande. Se c'è qualche domanda potete aprire il microfono a turno e farla, oppure scriverla in chat e la riferiremo a Silvia. Altrimenti appunto andiamo avanti, e so che hai preparato delle cose per noi, giusto?
Sì. Bene. Romina, posso fare una foto? Una domanda? Sì, certo, Cinzia. Scusami, stavo guardando l'immagine dietro e mi è uscito distinto foto che invece domanda. Volevo chiedere che differenza c'è tra preparare una presentazione e fare il classico briefing che si fa con un'azienda quando si tratta di mettere giù la comunicazione, cioè il modo di come dire e come raccontare l'azienda. Nel senso, quello che io vado a mettere all'interno del sito, i contenuti di un sito, potrebbe essere. Che differenza c'è tra il tuo lavoro e questo? Quindi la differenza tra fare una presentazione e tirare giù un po' i contenuti che ci sono in un sito. Esatto, perché alla fine mi è sembrato di capire che il modo di svolgere il lavoro è lo stesso. Nel senso, le domande parti dal chi sono, chi siamo noi per i nostri clienti, dove ci vediamo, nel senso che tra un 5-6 anni, nel senso che nel momento in cui devo fare uno slide che racconta e parla dell'azienda, piuttosto che il modus operandi per tirare giù, per capire questa informazione, è un po' quello che si utilizza anche per la creazione dei contenuti di un sito, o sbaglio? Bisogna vederla in ottica un po' diversa. Diciamo che ogni azione corrisponde a un tipo di comunicazione che facciamo. Nel senso, immaginiamo un sito, ok? Abbiamo bisogno che le persone vadano su quel sito, quindi ci appoggiamo alla nostra pagina social. Comunichiamo, usciamo con un post sui social, guardate, è uscito questo nuovo prodotto, fai subito un test gratuito, clicchiamo sul post di Facebook e andiamo a finire su quella determinata pagina del sito. Una volta che siamo dentro la pagina del sito, ok, lascia la tua mail per fare subito la prova di questo prodotto gratuito e lasci la tua mail. Quindi tutto deve essere studiato e progettato con una conseguenzialità. Quello che farei in una presentazione, magari dal vivo, vi posso fare la condivisione del mio monitor, perché ho preparato questa struttura, che è una struttura base, prendetele con le pinze, è molto generica, poi ogni cosa va studiata nel dettaglio con il cliente, col proprio prodotto e servizio. La presentazione può essere strutturata in questo modo: un'apertura, quindi quello che chiamiamo un rompighiaccio, un ice breaking, un sommario, che adesso andiamo a vedere nel dettaglio, quindi dove raccontiamo che cosa andremo a dire, le tre cose che andremo a dire durante la presentazione, lo sviluppo, quindi raccontiamo quello che dobbiamo raccontare, i vantaggi del nostro prodotto o servizio e la chiusura. Quindi questa potrebbe essere una slide di primo contatto in cui raccontiamo, rompiamo il ghiaccio, non necessariamente deve avere a che fare con il prodotto che stiamo andando a raccontare o con la nostra azienda, ma serve proprio per sciogliere gli animi. Ecco, dopodiché diciamo, ok, in questa presentazione racconteremo tre cose e sono i nostri cavalli di battaglia, perché è qui che le persone si sentono coinvolte e decidono se ascoltarci durante la presentazione o meno. Questi tre punti. Quindi li ingolosiamo in questo modo. Dopodiché andiamo a sviscerare tutti i concetti, perché è importante il punto 1, il punto 2, il punto 3. È molto importante anche raccontare una storia che coinvolge le persone e raccontare i benefici e i vantaggi. Dopodiché andiamo in chiusura. Questo può essere un esempio di struttura di una presentazione. Questa me la immagino se noi siamo in aula e c'è una persona che parla. Se fosse una mail da mandare, una presentazione da allegare via mail, magari la preparerei in modo diverso. Ma questa presentazione mi piacerebbe anche regalarvela, perché potete prenderla come spunto e addirittura, se cancellate le immagini, potreste inserire la vostra senza dover rifare tutta la presentazione. Quindi questa, se volete, poi Romina, te la passo. Perfetto, così può essere utile a chi è con noi stasera. Okay.
Ti ho risposto? Scusa, non mi ricordo il tuo nome. Cinzia. No, ciao Silvia, scusa, Cinzia. No, non mi sono spiegata bene io, nel senso che io vedo la cura che metti nel fare questo tipo di presentazione, un po' la stessa cura che viene messa, è lo stesso modo di fare che viene messo nel momento in cui si fa un briefing col cliente per creare i contenuti, perché alla fine i contenuti in una pagina d'atterraggio, in una pagina web di un'azienda, sono un po' la sua presentazione, per cui la sua storia che viene raccontata, un po' come hai fatto tu adesso. Forse non mi sono spiegata io, comunque vedendo le tue immagini e le tue slide ho capito quello che fai. Grazie. Grazie. Io ti faccio un'altra domanda ed è relativa ai colori. Ci hai mostrato un esempio di presentazione molto colorata, molto brillante. Quindi ecco, come scegli proprio gli abbinamenti cromatici delle presentazioni per i tuoi clienti? Ok, allora, i colori è un argomento molto delicato perché possiamo partire dal logo della nostra azienda. Quindi quello è un punto di partenza e noi sappiamo che abbiamo il logo blu e allora per creare una linea, una linea guida per tutte le slide, scegliamo di rimanere ancorate a quel colore. Però questo non significa che non possiamo abbinare la slide al messaggio che stiamo dando in quella slide, quindi possiamo anche aiutarci con altri colori. Un software che uso, un tool online più che altro, è questo, non so se lo conoscete, Adobe Color. Personalmente no, quindi me lo segno subito. Ok. Vedi, scegliendo un colore, lui ti aiuta a creare gli abbinamenti. Utile. Questo è proprio per fare gli allineamenti base. Poi molto sta molto alla sensibilità e all'esperienza. E un'altra cosa, insieme ai colori da scegliere, che è spesso non è facile, e la sottovalutiamo, sono i font. Perché ci sono due tipi di font. Ci sono i font graziati e i font a bastoni. Vediamo se avevo segnato qualcosa su questo. Eccoli qua. Vedete? Sulla sinistra questi sono i font che chiamiamo bastoni, quindi non hanno delle grazie come questi di destra. Vedete che se aumentiamo questa A ha una sorta di ondina. Questi sono font che richiamiamo graziati, a sinistra bastoni. Quello che si può fare, se li vogliamo abbinare, è scegliere sempre un bastoni abbinato a un graziato. Questo è un buon abbinamento. Ma se non siamo esperti, possiamo andare direttamente sui bastoni, perché un solo font ci dà tantissime possibilità di gioco. Ad esempio, questo è un font regular, però possiamo scegliere di metterlo in bold, quindi in grassetto, oppure in italic, oppure sottolineato, e poi la grandezza del font che può cambiare. Quindi scegliendo anche solo un font, è quello che consiglio sempre, soprattutto a chi non è esperto di questo, con un font possiamo fare tutto quello che vogliamo. Un font è più che sufficiente. Quindi tu consigli di sceglierne comunque uno e di usare quello per tutta la presentazione. Esatto. Se proprio ci sentiamo e vogliamo osare, scegliamo un graziato da abbinare. E anche per i colori non ne sceglierei più di due, per evitare insomma di fare effetto arlecchino. Poi dipende anche dalla situazione. Cioè, se è una presentazione istituzionale, andrei su un colore e poi sulle sue sfumature magari.
se qualcosa di più gioioso, eccetera, si può andare a giocare anche 2, 3, 4 colori. Dipende molto anche dall'esperienza che abbiamo. Sì, questo si lega un po' a quello che dicevamo prima, quindi all'obiettivo del cliente. Quindi sì. Si deve presentare queste immagini ad un evento più istituzionale, oppure se parliamo di un evento più giocoso, gioioso, quindi lì ci si può permettere di giocare di più. Esatto, e anche a che cosa deve comunicare. Mm-hmm. Sempre coerenza, sia nelle forme che nel contenuto. Sì, posso fare due domande? Sì, sì, prego. Scusatemi, innanzitutto bravissima perché sei molto chiara, molto creativa e anche molto in condivisione, il che è solo delle menti estremamente sveglie e protese verso il prossimo, creativa. Grazie. Allora, la prima domanda è: se io volessi creare una presentazione e poi la tramutassi in un MP4, per essere efficace, secondo te quanto deve durare una presentazione? Per tenere l'attenzione delle persone? La seconda domanda, così mi rispondi in tutte e due, è: secondo te è efficace inserire una presentazione anche all'interno di un sito, come se fosse, diciamo, un welcome? Ok, partiamo dalla prima, scusa, mi sono perso un pezzo, mi hai detto MP4, una presentazione di tipo? Ho visto che tu adesso hai fatto una presentazione tipo un PowerPoint, no? Che sì. Puoi comunque far diventare una presentazione in MP4, come se fosse un piccolo video, no? Della presentazione, mettendo sì. le soste, eccetera. Ma quanto dovrebbe durare per catturare l'attenzione senza che le persone chiudano la presentazione? Okay. Un minuto e mezzo, 3 minuti, insomma, questo è quello che volevo sapere. Allora, ti dico questa regola generale di Kawasaki, la regola del 10-20-30. Lui dice, che è un esperto di presentazioni di comunicazione, usare 10 slide in 20 minuti e usare un font che non sia più piccolo di corpo 30. Poi se mi immagino una presentazione che vada su un sito e deve in una landing page in cui deve catturare l'utente, non la farei più lunga di 1-2 minuti. Però se dobbiamo spiegare dei concetti, in aula sicuramente 20 minuti. E, sul web dipende un po' dal contesto. Scusa, l'altra domanda era? Se secondo te è efficace comunque inserire una presentazione in un sito, come se fosse un piccolo welcome anziché... Sì. Assolutamente, sì, sì. Poi comunque diventa un piccolo video, i video sono sempre più impattanti, quindi sì, sì. Grazie, perfetto. Sono assolutamente d'accordo, niente. Stavo dicendo che mi hai aperto un mondo, che quando mi chiedono di fare le presentazioni io non so proprio da che parte partire per sì. Unire i vari elementi. Sì. Quindi mi fa piacere appunto conoscere la tua professionalità, sapere che c'è una persona alla quale mi posso rivolgere per sono molto più tranquilla. Grazie. Invece io ho un problema, mercoledì devo fare 2 presentazioni di 18 minuti l'una e ho circa 18 slide per presentazione, sono in difficoltà. Ce la puoi fare. Possiamo lavorare. Sì. Io volevo fare una domanda, Silvia. Tatiana, volevo chiedere quanto è più impattante un'immagine incisiva rispetto ad una parte scritta e comunque una slide molto con molte scritte rispetto a meno scritte, più immagini. Almeno il doppio, se non l'80% in più. Le persone non leggono, fanno fatica, già non leggono in generale, figurati durante una presentazione. Sarebbe bello avere una presentazione in cui l'immagine parla da sola, senza bisogno di spiegare. 10 volte tanto, 100 volte tanto, l'immagine passa.
però dobbiamo cercare di prendere sia le persone che sono più visive, sia quelle che hanno bisogno comunque di leggere. Quindi per questo quello che piace fare a me è utilizzare un'immagine bella di fondo che comunichi con un concetto scritto. Queste slide sono di solito molto belle, molto apprezzate, si ricordano di più. Quindi, grazie. Niente, grazie a te. Questa domanda me ne ha stimolato un'altra. Quindi, in che percentuale scritto, in che percentuale immagine? Come mescoli questi due elementi? Ma l'immagine la immagino a tutto schermo. Quindi prende tutta la slide e il concetto può essere scritto sopra, scritto sotto, ma deve essere un concetto riassumibile in 5 parole. Quindi eviterei i testi lunghissimi. Capita molto spesso di dover mettere dei punti elenco. Anche questi punti elenco benedettissimi che ci sono sempre nelle presentazioni, che sono orrendi, non so cosa ne pensate. Bisogna trovare dei modi belli e anche modi utili per far leggere le persone. Mi immagino un po' come in questa presentazione, questi sono 3 punti elenco alla fine. Abbiamo creato per ogni punto che vogliamo comunicare, gli abbiamo associato un'immagine. Queste potrebbero essere delle icone. Invece che fare i soliti trattini con i 3 concetti, li abbiamo esposti in questo modo. Un altro modo per risolvere i punti elenco è quello di comunicare un solo concetto per slide. Quindi questi 3 possono essere 3 punti elenco, ma in una slide inserisco quello che voglio comunicare, primo concetto, secondo concetto, terzo concetto. E ci sono un po' di strategie per rendere più leggibili le slide. Questa è sicuramente una. Piuttosto che fare appunto i puntini, elenco di parole che la gente non legge perché o legge lì o ascolta te che parli, invece così col colpo d'occhio io ho già tutto. Quindi posso fare entrambe le cose, guardo e ascolto anche attivamente. Esatto, sì. Infatti il grande problema di chi non sa fare le presentazioni è proprio questo. Magari rischia di scrivere troppo e la gente poi si perde a leggerle, quando invece dovrebbe ascoltare il relatore. Quindi le slide sono un supporto, non devono sostituire quello che la persona dice quando è lì. Esatto, esattamente. È giusto, quindi abbiamo toccato proprio il centro, il cuore del problema magari dei tuoi clienti. Ecco, quali sono, mi è autovenuta un'altra domanda parlando di questo, cioè quali sono i problemi che emergono da parte dei tuoi clienti quando vengono da te? Cioè ti dicono semplicemente ho bisogno di presentazioni, oppure ti dicono proprio guarda mi sono accorto che non sono stato performante e allora ho deciso che è il momento di rivolgermi a una professionista? Molto spesso vengono da me perché si rendono conto che la loro presentazione non fa wow, allora vengono proprio con questa richiesta, voglio una presentazione wow, bella, che si veda che sia professionale, perché poi il punto è questo, molto spesso magari hanno delle grandi aziende o comunque sono responsabili di grossi marchi e non hanno la linea comune, e quindi è un po' questo. Poi c'è anche il discorso delle animazioni. Spesso si pensa che una presentazione wow debba avere necessariamente delle animazioni. A volte può essere utile, a volte no. Prima valutiamo se può essere utile. Per esempio, per un webinar, io eviterei di sovraccaricare la linea con animazioni, infatti in questo caso non ne ho inserite, ma per presentazioni dal vivo è assolutamente utile, anche molto più impattante. Vi potrei far vedere una presentazione con animazione che a me piace molto, anzi è una di quelle che mi ha dato più soddisfazione. Riuscite a vedere bene le animazioni? Ok. E qui c'è stato un gran lavoro anche di fotoritocco, insomma non è solo PowerPoint,
e anche di animazione. E, quindi ritornando alla tua domanda, sì, dipende dal caso, bisogna sempre analizzare bene il caso, però ti direi di sì. Ok, sono la mamma di American Football Player. Guarda, tornare sugli spalti. Bene, bene, abbiamo anche fatto riemergere un ricordo. Allora, io proseguo con un'altra domanda. Okay. Dal pubblico ancora non ce ne sono altre. Quali sono i tuoi obiettivi per il futuro? Ok. Obiettivi futuri, concentrarmi sempre di più sulle presentazioni. E, in questo momento sto lavorando molto sulla mia comunicazione online. E poi utilizzo anche molto il canale BNI che mi aiuta con le partnership, con i power team per crescere nel mio lavoro. E, creare una rete di collaboratori che mi aiutano. Ho copywriter, grafici e persone che si occupano di public speaking che mi aiutano nella creazione di questi lavori e quindi crescere sempre più nel mio lavoro come professionista. Posso fare una domanda io? Certo. No, sono curioso perché in realtà fai un bellissimo lavoro, molto creativo, sempre penso diverso ogni volta. E come ti sta aiutando il capitolo? Riesci a comunicare? Perché io mi piacerebbe avere una collega come te in capitolo, perché chi è che non ha bisogno di presentazione, di comunicare così? Cioè, oggi come oggi, e non so... Come ti aiutano? Cioè, ti sanno referenziare bene? Quanto tempo ci hai messo? Perché poi a volte anche su queste cose qui per indovinare bene il target, anche perché immagino che questo non è un'attività, diciamo, tra virgolette, banale, insomma, dove un professionista qui deve anche valorizzare la professionista. Sì. Quanto ci hai messo? Perché il capitolo riuscisse a capire, a diventare veramente tuo parte di referenza su questa cosa. Conta che io non sono più membro da un annetto, però sì, io ho lavorato su questo fronte, infatti BNI mi ha aiutato tantissimo per i contatti, ho visto che avevano più facilità a referenziarmi i copywriter, le persone che ruotavano attorno alla comunicazione. Però ogni settimana vedendo il lavoro anche con gli altri siamo riusciti a fare power team. È una cosa che ci vuole il suo tempo, insomma, per comunicare. Però la collaborazione in BNI la conosciamo bene, no? Quindi si riesce assolutamente. Ti è capitato anche di fare presentazioni di 10 minuti? Una curiosità, sì. Sì, 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 mi è capitato. Immagino. Sì, sì, sì. Sì, sì, era quando si vedeva la differenza. È stato bello. Ma mi sa che i tuoi colleghi a turno, quando avevano 10 minuti, venivano da te. Io l'avrei fatto se ti avessi avuta. Assolutamente. Sì, sì. Ti li hai aiutati volentieri. E beh. Quindi. Hai lavorato anche per, diciamo, grandi eventi? Ti è mai capitato di lavorare a qualcosa tipo TED nel preparare? Ho realizzato slide di formazione per formatori conosciuti, tipo Michele Tampieri, di Funnel Marketing Formula, Gasparotto per il suo evento, Live in Media, Webinar Pro di Luca Vanin. Insomma, un po' di persone che fanno formazione a buoni livelli, sì. E poi anche aziende. Una cosa che mi chiedono anche le aziende è quella di realizzare dei PowerPoint mastro, quindi 5-6 slide mastro,
in cui poi loro hanno tutto la slide pronta, devono solo cambiare i contenuti, perché io già in precedenza gli ho impostato una slide immagine più testo oppure l'immagine di copertina, eccetera. Quindi fai dei template, diciamo. Sì, anzi ve ne faccio vedere uno, ce l'ho pronto qua. Ecco, in questa presentazione, vedete? Questa è l'immagine di copertina, loro vanno a inserire il titolo, l'evento, per esempio, evento di, e i loro contenuti, e hanno già tutti i font impostati. E questo anche per le altre pagine. Quindi queste sono 5-6 pagine mastro che loro poi si personalizzano. Però qui no, non si può sbagliare, già tutto predefinito e incasellato. Questa è anche una cosa che mi chiedono spesso le aziende. Così poi loro se lo giostrano a seconda delle necessità. Sì, sì, sì. Questa è anche un'altra cosa. Però le cose che mi piacciono di più sono quelle creative. Quelle dove ti puoi sbizzarrire. Esatto, c'è da sperimentare di più. Quindi se per esempio un tuo cliente non ha un'immagine, però dice io posso fornire i testi ma non so proprio che immagini usare, lì ci pensi in toto tu. Sì, sì, assolutamente. Anche per i testi, se non dovesse avere una linea ben precisa da seguire col copywriter, capiamo come strutturare il discorso. E poi sulla ricerca immagini, anche lì, se un'azienda ha già delle belle immagini che ha acquistato, che lo rappresentano, allora si vedono e si capisce se si possono utilizzare. Se no, o si vanno a acquistare o si va sui motori di ricerca di immagini gratuite. Anche lì c'è da fare una distinzione. Se questa presentazione poi sarà un evento a porte chiuse, cioè solo con le persone interne all'azienda, oppure se questa presentazione verrà veicolata in modo diverso, quindi andrà sui social o andrà online, su YouTube, eccetera. In quel caso consiglio sempre di acquistare le immagini e ci sono diverse alternative. Vabbè, io faccio questo lavoro, quindi ho bisogno di un pacchetto di immagini, ho l'abbonamento su Shutterstock, Envato e su Deposit Photo, sì. Ma per chi non ha abbonamenti ci sono dei siti gratuiti che sono Pixabay e Unsplash, poi ce ne sono diversi altri, questi sono quelli che mi sento più di consigliare, che sono Pixabay e Unsplash. O direttamente su Google, già fare una ricerca immagini di questo tipo, su Google Immagini. Dobbiamo cercare, per esempio, bambini che giocano. Ecco, andiamo su strumenti e scegliamo una dimensione grande, perché ci serve che l'immagine abbia una buona risoluzione comunque. Grande, diritti di utilizzo, contrassegnate, qua scegliamo la voce che più ci appartiene, contrassegnate per essere riutilizzate, potrebbe essere una buona scelta. Vedete, qua Google non ci dà tante alternative e quindi la scelta su questi portali può essere più lunga del solito, perché comunque non sono immagini ad altissima qualità e di bellissima risoluzione. Per questo poi prediligo sempre acquistare le immagini con i diritti. Ma con un po' di ricerca, con un po' di lavoro, si possono trovare belle immagini anche qui o su siti tipo Pixabay e Unsplash. Sì, a volte li uso anch'io. Dico questi siti con le immagini che si possono prendere anche free, mi è capitato. Sì, 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 no, quelle sono libere da diritti e si possono scaricare, assolutamente. Bene, qualcuno ha qualche altra domanda per Silvia? Altrimenti andiamo avanti. Se potresti ridire questi per cortesia, sono Loredana.
Pixabay e non ho fatto in tempo a segnare. Sì, Unsplash. Unsplash. E poi ne avevo segnato qualcuna su questa slide. È stato un po' di tempo fa, quindi non so se sono ancora tutti attivi. Magari fai pure uno screen. Ah sì, grazie, ecco. Lo faccio subito. Grazie. Niente. E poi c'è anche un programma gratuito che si può utilizzare per chi non ha dimestichezza con le presentazioni, che è Canva. Lo conoscete? Canva è anche un bel programmino. Io utilizzo programmi, tutta la suite Adobe, come vedete qua, ho Illustrator, Photoshop, InDesign, però per chi non ha dimestichezza, oddio, ok, qui trovate su Canva dei template molto semplici, già preimpostati, in cui si può solo cambiare il font o solo l'immagine ed è già pronto. Assolutamente una guida molto, molto utile. E poi vedete divisa per presentazioni, storie di Instagram, loghi, si può veramente trovare di tutto e è un bello strumento, un bel tool. E mi sembra che Brunella abbia una domanda, ho visto che è alzato la mano. No, no, è stato un errore. Scusa. Toccavo dei puntini e mi è partita la mano. Tutto chiarissimo, grazie. Ok. Quindi stiamo parlando di Canvas. E questo è molto comodo e molto immediato, anche per chi non ha appunto competenze grafiche da professionista, diciamo così. Sì, si entra dentro. Vediamo. Tra l'altro è molto comodo perché ti fa fare anche la presentazione online. Ecco, mi ha rubato il lavoro. No, sì. Non basta Canva per rubarti il lavoro. Sei a prova di Canva. No, ma infatti, guarda, lo uso anch'io per piccole cose, perché è velocissimo e assolutamente utile. E no, io l'ho conosciuto più che altro per i post, per fare delle foto o per fare dei formati utili che poi quando li carichi su Facebook siano semplici. Esatto, sono già pronti. Quindi, e poi si possono scaricare facilmente da qua, scarica. Quindi un buon tool. Poi vediamo se mi viene in mente qualche altro. Ah, ecco, queste sono soluzioni grafiche. Ad esempio dobbiamo presentare il nostro hotel, sappiamo che ha 63 camere da letto, in un'immagine abbiamo passato il concetto, abbiamo 28 dipendenti in questo modo oppure in questo modo. Anche le trasparenze sono molto facili da fare con PowerPoint, queste slide sono veramente facilissime e hanno un buon impatto. Questa può essere un'altra soluzione. Non so se ci sono altre domande. Se no vado io. Okay. Pubblico, se qualcuno ha qualche domanda, prego. Io? Sì? Una domanda. Buonasera Silvia. Ciao, buonasera. Sono Monia Betti e sono del capitolo Invictus di Perugia. Innanzitutto volevo farti i complimenti per la tua esposizione chiara e semplice anche da capire per chi ma non è preparata come te. Grazie. E poi volevo chiederti un consiglio. Io mi occupo di pavimenti e di infissi e ho tantissime foto nel mio cellulare, ecco, non sono preparata come te, ripeto, quindi mi piacerebbe creare qualcosa tipo un catalogo online. Le foto più belle dei lavori. È possibile secondo te? Mi puoi dare dei suggerimenti come posso fare? Ok,
guarda, per creare un catalogo online, così ti dico la prima cosa che mi è venuta in mente, sì. È tipo una sorta di catalogo sfogliabile. Sì. Vediamo se ho qualcosa subito da farti vedere qua. Eccolo, vedi, questo si chiama Issu, questo programma, issu.com. Se tu vai a inserire le tue foto, crei proprio un catalogo sfogliabile online e ai tuoi clienti puoi dare direttamente questo link. Bisogna capire un attimo poi come vai a inserirle queste immagini, magari... ci sarà comunque bisogno di un minimo di presentazione, probabilmente per mettere, mi immagino, il nome del prodotto e la foto degli infissi, non lo so, bisognerà impaginarla in qualche modo, però già solo avendo tutte le foto, volendo, le potresti già creare un catalogo online sfogliabile già pronto. Ah, è bellissimo, una bella idea, grazie, perché praticamente la foto, scusami, sta sopra dove vedo le immagini delle persone, giusto? Beh, questo l'avevo impaginato io appositamente. Se vai a... Io dico, la foto riguarda metà pagina oppure può essere anche tutta la pagina? Può essere tutta, questo poi lo vai a impaginare tu o se hai bisogno di supporto mi fai sapere o se hai qualcuno insomma che te lo realizzi. La cosa bella è che vai a caricare il tuo PDF e poi le persone le possono sfogliare online, tu gli mandi il link e loro ce l'hanno. È bellissima questa proposta. Magari ti contatto in seguito e vediamo quello che possiamo fare. Va bene, volentieri. Ti ringrazio tanto, Silvia. Grazie a te. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Allora, innanzitutto Silvia ti chiedo se già nella chat posso condividere le tue slide perché me le avevi appunto anticipate. Assolutamente sì. Ok, quindi magari adesso procedo, così loro se li possono già... Non so se riesci a farlo, Romina. Sai che hai ragione, Davide? Cambiate con gli aggiornamenti della privacy di Zoom in questi giorni, non c'è più possibilità. Tre giorni che non si carica più niente. Infatti l'ho detto perché fino all'altro ieri era una cosa che era possibile fare, va bene. Ma così c'è qualcuno che ci contatterà su WhatsApp a me e a Romina e avremo il piacere di darglielo. Tanto sono quelle che mi hai condiviso, giusto? Sì, sì, Davide, sono quelle che ti ho inviato prima. Quindi chiediamo a tutti gli spettatori di fare una call to action. Esatto. Allora, andiamo avanti. Io ho un'altra domanda per Silvia ed è questa. Qual è stato il progetto più sfidante che ti è capitato di avere e come l'hai affrontato? È stata la presentazione che vi ho mostrato prima, che era quella dello sport. Anzi, ve la mostro. Quanto tempo abbiamo? Siamo in zona Cesarini? Sono le 20:53. Ok, ve la mostro velocemente. Questa è un'azienda di valvole per automotive, il loro più grosso cliente è Ferrari. Quindi aveva contattato un'agenzia di comunicazione che poi si è messa in contatto con me. Lui è un CEO italiano di questa azienda che fa capo in Svizzera. E l'idea era quella di fare un kick-off meeting con tutti i CEO internazionali in cui facevano un po' di team working e il capo dell'azienda svizzero, che è uno molto rigido, di solito crea sempre slide su fondo bianco, tutti devono portare le slide uguali, questa volta aveva chiesto ai CEO della sua azienda di arrivare con un qualcosa che lo stupisse. E allora ci siamo messi, ci sono stati almeno 3 settimane di lavoro, c'era un grafico, un copywriter e una persona esperta in public speaking e gli abbiamo strutturato tutta questa presentazione su fondo scuro che comunque non era mai stata fatta
e insomma animata in questo modo, c'era tutta una storia sullo sport, lui addirittura si è presentato con un pallone da rugby che alla fine ha lanciato nel pubblico, insomma tutto studiato alla perfezione, alla fine è stato talmente contento il capo che oltre a dargli del tu, gli ha scritto De a Roberto qualche settimana dopo, che non lo faceva con nessuno, gli ha dato il compito di iniziare a lavorare su una nuova nazione, sull'Iran. E quindi, insomma, questa è stata, lui ci ha fatto tantissimi complimenti, era contentissimo ed è stato un gran lavoro, però c'è stato molto riconoscimento, quindi sono stata molto contenta. Questa. E in effetti con le foto, tutto tema sportivo, l'animazione, avete lavorato parecchio, i testi, sì, quindi sì, avete detto 3 settimane. Poi sì, tutto work in progress, e cambi comunque le cose perché te ne vengono in mente altre, la studi, e quindi poi è venuta bene, sono contenta. Poi ce ne sono diverse, anche questa è stata un bel lavoro di 3 settimane. Questo perché è molto tecnica, è molto complessa dal punto di vista tecnico, abbiamo lavorato con gli ingegneri pereni, quindi far passare dei concetti così complessi con delle immagini e poche slide, c'è stato tutto un lavoro molto impegnativo dietro. Quindi queste due, direi. Quindi il tempo medio di lavoro dal momento in cui il cliente ti affida l'incarico, quant'è? A parte queste, diciamo che sono state le più elaborate, diciamo in media, normalmente. Beh, tra una cosa e l'altra, comunque come tempi cerco sempre di prendere 2 settimane. Poi è capitato anche in 4 giorni di finire tutto. Più tempo c'è, più la possiamo studiare meglio. Anche un mese prima a volte partiamo. Però prima di un mese prima è difficile, di solito è sempre all'ultimo. Anche perché magari si accorgono di averne bisogno appunto all'ultimo. Capita spesso, sì. Lo immagino, lo immagino. Qualche altra domanda? Curiosità? Dubbio che vi è venuto? Vediamo. Scusami, tu ti occupi quindi soltanto di presentazioni oppure grafica a 360 gradi, quindi anche siti o magari la grafica anche dei biglietti da visita, dei volantini? Sì, sì, mi occupo, sono specializzata soprattutto nelle presentazioni, ma io nasco come graphic designer, quindi mi occupo anche di comunicazione ad ampio raggio. Assolutamente, sì, sì. Okay, grazie. Grazie a te. Qualcun altro? Allora vado io, te ne faccio un'altra. Okay. Quanti collaboratori hai al momento? Allora, ho 3 che mi aiutano sulla parte visiva, 3 esperti di grafica. Sono molto contenta perché hanno preso molto la mia mano, loro 3. Poi ho una persona che mi segue sulla parte social, e 2 copywriter. E questo è il team con cui collaboro più di frequenza. E poi ho anche sviluppatori che mi aiutano per portare avanti altri progetti. Comunque loro sono quelli più vicini a me. Bene, quindi poi chiaramente i copy faranno il testo, i grafici ti aiuteranno per la parte grafica e quindi poi andando ad unire tutti insieme le parti riuscite a completare il lavoro, quindi a consegnarlo. Esatto, sì sì. Ok, tutto chiaro. A volte non si capisce tutto il lavoro che c'è dietro a qualcosa, no? Uno pensa alle slide, sì. Slide.
Invece sì. Esatto. Perché appunto il vostro è proprio una, la vostra è una ricerca visiva, una ricerca di comunicazione. Quindi c'è un grande lavoro dietro in realtà. Esatto, sì. Dipende quanto ci teniamo con la presentazione. Se noi sappiamo che abbiamo solo quell'occasione per ottenere quello che vogliamo, perché dobbiamo presentare quel progetto quel giorno lì, perché dobbiamo ottenere dei fondi per qualsiasi cosa, allora non la faremo il giorno prima in 2 ore sicuramente la presentazione. Beh, mi capita spesso che venga il terrore da slide una settimana prima dei 10 minuti. Con eccesso di fotografie, poi. Effettivamente. Lo confermo, visto che, appunto, come ti dicevo prima, io e le presentazioni non andiamo molto d'accordo al momento. Io penso che monterò un piccolo mini video di 60 secondi dove Silvia dice il 10, 20, 30, perché di solito è il contrario, 30 slide, 60 secondi. Fanno il 30, 60, 10. È vero. Cioè, ho visto anche relatori di una certa caratura arrivare con 80 slide e non finirle neanche, oppure aumentare il ritmo proprio del linguaggio per poterle far vedere tutte. E questo ha pregiudicato poi la qualità della formazione. Quindi meglio farne poche, ma appunto focalizzate, come hai detto tu, sui concetti ben fatte, che farne una valanga e poi rischiare appunto di allungarsi o di farle scorrere senza che neanche le persone le vedano. Assolutamente. Poi appunto prima quando ci hai detto alcuni dei professionisti con i quali hai collaborato, devo dire che appunto sono grandi personalità. Alcuni li conosco, Gasparotto ho avuto il piacere di ascoltarlo, Luca Vanini, insomma ci siamo anche scritti spesso. Lui poi, essendo esperto di webinar e di public speaking appunto online, è proprio calzante con quello che è il tuo lavoro. Sì, sì, collaboriamo spesso con lui. Okay. Sì, sono bravi, veramente bravi. Su una delle ultime domande, Silvia, è un sogno nel cassetto? Una presentazione che sogni ancora di fare? Cioè, è qualcosa... Ma mi piacerebbe unire, ho delle aziende che in mente che, con cui mi piacerebbe lavorare, che uniscono la parte creativa anche a quella tecnica. E non lo dico per scaramanzia. Ci sto lavorando, dai. Può sapere il settore, così giusto per immaginare, dai, che cosa, su quale argomento. Tecnologico, tecnologia. Qui si apre un mondo perché tecnologia potrebbe essere di tutto, ci sono grandi aziende nel settore tecnologico. Grazie, mi hai fatto venire in mente per un prossimo one to one. Già. Allora facci una promessa, dai, se raggiungi il sogno ce lo fai sapere, ci dici dai, che ci piace. Ti piace, giusto, ti togli la curiosità. È talmente scaramantica che c'è vicino, se no l'avrebbe già detto. In questa maniera condividiamo il raggiungimento di un sogno per lei, no? Che fa piacere anche a noi. Quindi. Volentieri. Non solo, il BNI potrebbe aiutarti a realizzare quello che è il tuo sogno, è uno dei nostri motto. Vero. Potresti trovare chi ti mette, no? Con la rete potresti arrivare più facilmente lì dove vuoi arrivare. Vabbè, allora lo devo dire. No, se non lo vuoi dire, non dirlo. Mancherebbe. No. Lo dico. Toshiba. Ah, Toshiba. Complimenti. Facci sapere quando ci sei arrivata, vale uguale, eh? Lo facciamo il tipo. Ma ti ricordi che BNI porta le referenze? Non sai mai chi ti ascolta? È vero. Infatti io al prossimo riunione farò la richiesta. Vorrei che qualcuno potesse, del BNI, potesse aiutare Silvia a metterlo in contatto con Toshiba. Promessa. Grazie.
Giusto, se c'è qualcuno tra noi che può aiutarti. Popolo, io giovedì ti registro a Spoleto che fai questa richiesta qua. Mai dire mai. Grazie. Vediamo se il capitolo di Spoleto ti porta a Toshiba. Sì, infatti. Nessuno mi ha costretto a fare una promessa, quindi è tutta una cosa mia iniziativa e di conseguenza Ciao. Non mi sento di non mantenere. Tu di cosa ti occupi? È così, Giver's Game. Apri il microfono. Sì, ecco. Allora, io sono a capo di una ditta di familiare, Fratelli Trocca, e ci occupiamo di decorazioni, rivestimenti e pavimenti, ristrutturazione interna leggera. Ok. E stiamo a Spoleto e faccio parte del Spoleto Due Mondi. Ok, Spoleto. Puoi venire ospite anche da noi a Roma, siamo un capitolo abbastanza grande, chissà mai, non si sa mai chi potresti conoscere, tanto se sei fuori da BNI sei un ospite. Beh, è più facile poi da Roma, giustamente, una grande città, quindi... Volentieri. Molto, c'è molto Beh, più. Allora ti catturo io, perché so, capitolo Due Mondi di Spoleto e un poliambulatorio a Roma, quindi dai, ok, parti da Spoleto, arrivi a Roma e arriviamo dove vuoi. Che li faccio in quella zona. Bene, visto? Bene. Sono aperte un po' di opportunità. Sono contenta. No, grazie. Grazie di aver avuto l'opportunità di raccontare un po' del mio lavoro e di me. E mi fa piacere comunque sempre condividere le conoscenze. Quindi grazie. Grazie a te. Toshiba, c'è una filiale vicino alle parti tua che ti interessa o basta che sia tanto per... Oh, Milano sarebbe top, però va bene. Anche Roma, dai. Va bene anche Roma, un viaggetto a Roma, è da tanto che non ci torno. Benissimo. Bene, grazie. Ma mettici i contatti, Silvia, se no non ti troviamo sul Connect e non ti troviamo più. Guardate che se su presentazionitop.it la trovate facilmente. Non trovavo il sito, non basta ricordarsi il nome al giorno d'oggi. Anche su BNI dovreste trovarmi come director. Allora, chiedono se è possibile avere la registrazione di questa Zoom. Me la chiede Luciana. La registrazione di questa Zoom c'è anche sulla pagina Facebook del Capitolo Titano. Sarà sì, disponibile in Vita Natural di Rand. Sì. BNI Capitolo Titano, che è il mio capitolo di Rimini. È un video di circa un'ora, è abbastanza pesantino. Al limite qualcuno ci può scrivere e gli mandiamo il link per poter arrivare sul cloud, perché comunque è registrato sul cloud. E poi sicuramente faremo una seconda puntata con Silvia Pinna dopo che avrà fatto la presentazione alla Toshiba. Certamente. Non vedo l'ora. Beh, questo è un forte augurio. Però dopo come membro, non come ospite. Sokol è director, non insistere, è già, cioè, lei è già a BNI, non è più membro. Non viene a Spoleto, Sokol, tu. Bene. Quanti capitoli sei? Ho due capitoli, il Certosa e il TAC, il primo capitolo imbruttito di Milano. Mi avete fatto di un ridere quando ho visto Germano Lanzoni al vostro lancio. È stato bellissimo. Quindi ti capita spesso di lavorare con Mariella? Mariella è la mia area. Ma lei è il numero uno. Sì, sì. Bene. Adesso magari ci vedremo prossimamente. Alle prossime conferenze. A ottobre, dai. Esatto. Speriamo che a ottobre si torni alla normalità. Speriamo davvero, ma è così là nel tempo che dovremmo esserne fuori, dovremmo, sempre con l'incondizionale d'obbligo. Giusto.
Bene, allora. Allora, io ti... Vai, vai, Davide. La ringrazio per averci condiviso, diciamo, la sua esperienza. Soprattutto è stato bello ascoltarla, perché si sente dalla voce quanto le piace fare il suo lavoro, quanto abbia trovato in quello che fa. Di solito le persone, anche quando vedono le presentazioni, scappano, perché dice diventa l'incubo. Invece in realtà è stato piacevole ascoltarti. Spero che sia stato anche per te un bel esperimento. Speriamo, ti inviterò, visto che c'è la tua area, prossimamente magari ci vieni a trovare con Mariella, facciamo un salotto sull'organizzatrice di eventi di BNI, che lei si dà tanto da fare, immagino anche nella tua region, per preparare le big breakfast e tutti gli eventi, perché è un motore diciamo molto potente. Sì. Volentieri, organizziamolo. Bene, è stato un piacere. Grazie a voi. Grazie a te. A presto. Ci vediamo su questi canali, possiamo annunciare anche il prossimo lunedì, perché in realtà con Romina abbiamo deciso, visto che Pasquetta sarà una Pasquetta un po' particolare, io la passerò nel giardino di casa mia a fare il picnic, abbiamo deciso di incontrare altre due professioniste che hanno fatto un bel pezzo di strada. Una è una regional diretto, Silvia Grioni, non so se la conosci, Silvia. E poi incontreremo insieme a lei una sua cara amica che poi ce l'ha fatta conoscere, che è Paola Ronne, che è la presidente di Resilienza Territoriale. Quindi faremo un salotto a due amiche che si raccontano, che in realtà si stimano a distanza. Quindi ci vediamo lunedì prossimo, il 13 aprile alle ore 20. Grazie. Poi ciao a tutti. Grazie mille. Oh, grazie. Grazie. Ciao Romina. Ciao a tutti. Ciao Davide. Ciao. Grazie a tutti. A tutti, grazie, ciao. Ciao. La chiudi tu la diretta? Sì, la chiudo in questo momento. Grazie a tutti.